Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con TG Padova, riepiloghiamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Non tardi da qui, hanno scassinato un po' qua. Una notte da incubo per Aglio Stefanelli, commerciante di Mestrino, derubato sabato per l'ennesima volta dai ladri entrati nella sua casa di via Petrarca, svegliato nel cuore della notte dall'abbaiare dei suoi cani. Sono sceso un po' anche armato, dicendolo così, perché sa, il giorno d'oggi, dopo due furti già avvenuti in questa casa a febbraio e gennaio, praticamente siamo un po' allerta. Ma alle 4 la moglie si sveglia ancora con una torcia puntata in faccia, urla più non posso fino a perdere la voce e i ladri scappano portando via gioielli e l'auto parcheggiata nel retro dell'abitazione. Dentro trovano le chiavi dell'enoteca che Stefanelli gestisce a Sarmeola. Là mi hanno rubato tutto anche là, oltre tutto l'oro, i soldi che avevo in tasca, l'incasso della settimana dell'enoteca. Ancora i pauriti, i coniugi Stefanelli dicono di sentirsi impotenti, esasperati dai continui furti, prima nel negozio di biciclette dei figli e negli ultimi mesi anche a casa loro. Ci hanno un po' rovinato, ecco, nel senso anche moralmente, perché lavorando sempre come stiamo facendo l'anno scorso nei negozi di biciclette, siamo sempre sotto tiro e qua ho preso anche il fucile, ma cosa vuole, anche sparare si è dopo criticati dalle istituzioni. Bello miracolo. Perché di solito c'è una macchina super in guardrail e viene proprio schiacciata da un camion, invece per fortuna no. È stato proprio un miracolo. Vero miracolo. Vero e proprio. Le parole dei soccorritori sono eloquenti. Lui e il suo collega hanno estratto le piccole che si trovavano nella macchina che è rimasta schiacciata tra un camion e il guardrail in corso Irlanda poco dopo Ponte Darwin, questa mattina verso le 11.30. Gli increduli soccorritori parlano di miracolo perché le 5 persone coinvolte nell'incidente sono solo lievemente ferite. Sul ciglio della strada ci sono ancora le valigie della famiglia. Secondo una prima ricostruzione, il camion avrebbe schiacciato la Ford Fiesta grigia sulla quale viaggiavano i nonni con le nipotine, probabilmente diretti verso una località di vacanza, nell'inutile tentativo di schivare un altro mezzo pesante. I lavori per la rimozione dei mezzi hanno richiesto molte ore. Lunghe code si sono formate lungo la tangenziale padovana in direzione Castelfranco. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Per cui ho chiesto in maniera netta che chi è responsabile di questa situazione venga espulso, venga assolutamente allontanato da Este, ma la mia richiesta è che venga espulso dall'Italia. Questa è la richiesta netta che sto facendo. Perché? Perché non è possibile che in una comunità che sta cercando di integrare i profughi, di fare in modo che trovino anche il modo per dire grazie alla comunità che li accoglie con dei lavori socialmente utili, volontari che vanno a fare, poi si vadano a inscenare queste situazioni. È francamente inaccettabile. È una furia al sindaco di Este. La manifestazione che i rifugiati hanno inscenato ieri pomeriggio bloccando la strada regionale non gli è piaciuta per niente e ora ne chiede l'espulsione non solo dal suo comune ma da tutta Italia. Vedere certe proteste, dice, mina il percorso di accoglienza che da mesi si sta costruendo nel capoluogo atestino. Rispetto alle richieste che hanno fatto, che riguardano il vitto, che riguardano le condizioni dell'alloggio, ecco, a mio modo di vedere, meritano di essere espulsi dal suolo nazionale, in maniera netta e chiara. L'accoglienza deve esserci, continua il primo cittadino, esponente di spicco del PD provinciale, ma i ragazzi che sono alloggiati nel nostro comune devono ringraziare, devono ricambiare la comunità che gli dà ospitalità. Oggi il traffico scorre regolarmente sulla regionale 10. I richiedenti asilo sono rimasti all'interno dell'istituto Manfredini e non hanno voglia di raccontare la loro versione. Nemmeno i responsabili della cooperativa che gestisce l'accoglienza vogliono parlare. Addirittura sei costretto a risparmiare anche sull'aria condizionata, sul riscaldamento? Sì, ma sono miserie, non l'ho accesa, sono stato senza aria condizionata. Ma sono miserie in che senso? Così, che sono tristezze. Sono tristezze, certo che sono tristezze, non c'è dubbio, ma sei stato costretto sì, a farlo? Sì, anche questa di tristezza. Perché costa troppo? Sì.
Giancarlo Galan, ospite del programma radiofonico La Zanzara, confessa di dover risparmiare anche sull'aria condizionata. Tempi duri per l'ex governatore del Veneto dopo lo scandalo Mose. Il potente uomo politico costretto a fare attenzione alle spese di casa, almeno così dichiara, scatenando l'ira di molti padovani. Parole però che hanno anche l'effetto di solleticare l'ironia dell'edicolante di via Facciolati. Sentendo quelle interviste molta gente si arrabbiava tanto. Gli ho detto ma pigliamola un po' ironicamente perché sennò guai. Nella vita già il caldo che ci porta fuori di cervello. Almeno la pigliamo un po'. Però il signor Galan forse in questo momento non dovrebbe dire tante cose. Ecco, solo quello. Però insomma facciamoci due risate almeno. Meglio farsi due risate, insomma, e non arrabbiarsi. Qualcuno ha lasciato anche qualche monetina. La gente, beh, ci si è riso un po' sopra, qualcuno ha imprecato, ma qualcuno ci ha riso sopra, almeno si sdrammatizza la situazione e tutti sono più... almeno serve per una risata. Quello che è successo a Miriam non so ancora niente, quello che scrivono. Chi parla è il papà di Miriam Reilly, la ragazza di 19 anni scomparsa dal 14 luglio scorso. Da quel giorno di lei nessuna traccia, ma una verità che nel tempo è affiorata attraverso documenti trovati nel suo computer e conversazioni al cellulare. Arruolata tra le file dell'ISIS, partita per combattere in Siria, i carabinieri del ROS ne sono quasi certi. Oggi l'appello disperato di un papà che vive e lavora ad Arzer Grande ormai da 8 anni. Miriam, torni a casa, i tuoi genitori hanno bisogno di te. Noi adesso viviamo un grande dramma. Siamo distrutti, Miriam. La mamma all'estero non ce la fa. Un uomo che ha scelto di educare la figlia alla maniera occidentale. Non le ho mai tolto la libertà, ci racconta, poteva fare quello che voleva. Ma man mano che la ragazza frequentava l'istituto superiore, pare stesse iniziando ad isolarsi, sempre lei e il suo cellulare. Così racconta il papà. Sappiamo che sei brava. Puoi cadere a tutte persone. Quello che è successo a te, a Miriam, adesso sono esami per me. Attenti, attenti tutti i genitori, state molto vicini di voi figlie. Clonavano le carte carburante delle aziende e in poco tempo avevano creato un mercato nero del gasolio a dir poco remunerativo. Due moldavi sono stati arrestati dai carabinieri di Cittadella. Il loro metodo era semplice, grazie a un particolare meccanismo. Lo skimmer clonavano le carte carburante, poi prelevavano il gasolio e lo rivendevano ai connazionali. Estremamente esperti nel settore informatico, con le loro conoscenze sono riusciti in pochi mesi ad asportare circa 180.000 euro in valore di carburante, sia in Italia che in Europa. 120 carte clonate e oltre 180.000 euro di gasolio acquistato da decine di aree di servizio tra Padova, Rovigo e Ferrara. Due moldavi sono stati arrestati con l'accusa di autoriciclaggio. Uno dei primi casi in Italia, rischiano dai 4 ai 12 anni di carcere. Le indagini dei carabinieri sono scattate lo scorso marzo, quando durante un controllo stradale avevano fermato il furgone. Nascosti all'interno c'erano 1.000 litri di gasolio che erano stati rubati poco prima in un'area di servizio dell'Alta Padovana. All'attenzione che tutti noi dobbiamo porre ai nostri sistemi di pagamento informatici, 3 consigli molto brevi: coprire con la mano nel momento in cui si digita il codice della propria carta, che non deve essere riportato sulla carta stessa, e soprattutto fare una piccola verifica del sistema Bancomat dove si fanno, o self service dove si fanno i prelievi, in quanto generalmente questi sistemi vengono applicati in maniera molto sommaria sopra queste apparecchiature, quindi sono facilmente individuabili. Non si è mai visto che per, tra virgolette, fermare un ragazzo che ha avuto, dopo ci sarà chi avrà la competenza adeguata a dirlo, delle determinate problematiche, ma arrivare al punto di ucciderlo è incomprensibile. Io spero che veramente si faccia giustizia per questo ragazzo, perché è inaccettabile che abbia fatto questa fine qua. Carmignano è un paese sotto shock. Nella piccola comunità della Bassa Padovana, 2170 abitanti al confine con Rovigo, Mauro Guerra era un volto molto noto. 33 anni, ex carabiniere ausiliario del reggimento paracadutisti, viveva con la sua famiglia in questa villetta al civico 36 di via Roma, a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri. I genitori sconvolti per la morte del giovane, ucciso da un colpo d'arma da fuoco sparato dalla pistola del comandante della stazione, chiedono giustizia. Ce l'hanno ucciso, era da solo in mutande, dichiarano straziati dal dolore. Mi medesimo
e mi sento male al cuore pensando di aver perso nel giro di alcuni minuti un ragazzo di 32 anni, non te ne fai una ragione. Mauro, un ragazzo difficile, nel suo passato aveva avuto qualche problema con la giustizia, due condanne, una per stalking e l'altra per violenza privata, ma anche un animo sensibile il suo, era appassionato di arte, faceva disegni che riproduceva sulle sue magliette, una laurea in economia, la passione per il bodybuilding, era stato anche buttafuori nelle discoteche della zona. Io non parlerei proprio di uno sgombero, parlerei di un alleggerimento e poi di uno smantellamento appena possibile della tendopoli, e condizionato alla risoluzione di ulteriori ipotesi di allocamento degli stessi ospiti. Il prefetto Impresa parla del futuro della caserma Prandina, la contestata tendopoli del centro di Padova, che ha creato non poche tensioni tra l'inquilina di Palazzo Santo Stefano e il sindaco Massimo Bitonci. Dopo l'annuncio dello smantellamento dell'area, il primo cittadino aveva chiesto che i tempi venissero anticipati dal 2 settembre al 2 agosto. Sull'esecuzione dei tempi, non, come vi ho sempre detto, non si possono fare dei pronostici sicuri. Certamente cercheremo di risolverlo il prima possibile questo problema. Il destino della Prandina dipende dall'incognita dell'ex base NATO di Bagnoli, additata come luogo per la creazione di un hub provinciale, ovvero per lo smistamento dei profughi, e contestata però dai sindaci della zona. Non ci sono novità se non quelle che interviene questo momento direi significativo, dove si spera di poter avere un dialogo tra la prefettura, ma soprattutto anche fra sindaci, proprio per cercare di arrivare a delle posizioni condivise tra loro rispetto all'accoglienza. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. I vescovi, che io rispetto, sono cattolico, capisco, perché nel Vangelo si predica ovviamente la compassione, la solidarietà, l'aiutare chi è in difficoltà, ma invece i cittadini hanno capito che molti di questi che aiutiamo non sono in difficoltà, perché due su tre non sono profughi. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commenta la lettera dei vescovi di Treviso e Vittorio Veneto sull'accoglienza dei profughi, definita come un dovere cristiano. I vescovi hanno dato tutto quello che potevano dare, i seminari sono tutti pieni, gli edifici che hanno i vescovi sono tutti pieni e non sono utilizzabili, bah, non glielo so dire. Zaia poi polemizza sul protocollo firmato ieri da quattro sindaci padovani di Este, Baone, Battaglia Terme e Due Carrare, che consente ai profughi di poter lavorare gratis a disposizione del comune che li ospita. Un'iniziativa contestata anche dal sindaco di Padova Bitonci, che vorrebbe che il lavoro venisse dato ai cittadini in difficoltà in cambio dei benefit come vita e alloggio che ricevono invece i profughi. Abbiamo 170.000 disoccupati in Veneto, dei quali 42.000 sono immigrati. Per cui se ci fosse un posto di lavoro libero, prima deve essere dato uno dei nostri, Veneto, immigrante che sia, che è stabilmente, vive stabilmente in Veneto, e poi a quelli del resto del mondo. Circa gli immigrati, io non mi pongo nel problema di schierarmi né con Bitonci piuttosto che con i sindaci. Mi fermo un bel pezzo prima, dico che due terzi di quelli che arrivano in Veneto non hanno diritto allo status di rifugiato, per cui se ne debbono stare in Africa. Mi dicono che il sindaco in passato non parlava neanche con gli assessori, figuriamo con i consiglieri. Bitonci smentisce così le voci che parlano di una giunta pezzi e di consiglieri imbufaliti dopo le dimissioni dell'assessore Rodeghiero. Voi intervistate gli assessori e i consiglieri, troverete un ottimo clima, e penso che non sia mai successo una squadra che in maniera ripetuta, una volta al mese, ogni volta in 15 giorni, vanno a mangiare la pizza oppure partecipano tutti al compleanno del sindaco. Il sindaco bolla come falsa la notizia secondo cui tra lui e l'assessore non corresse buon sangue. Per Bitonci gli impegni lavorativi sempre più pressanti hanno spinto Rodeghiero a prendere questa decisione. Ma in realtà, come ha scritto poi l'assessore nelle dimissioni, era da un po' che era nell'aria la possibilità che Flavio Rodeghiero, che peraltro insomma un caro amico, si dimettesse. E nella vita si fanno anche delle scelte, no? Nel senso che se si hanno molte occupazioni che magari le portano fuori di Padova,
è logico che l'amministrazione comunale ha esigenze diverse. L'assessorato alla cultura andrà a Matteo Cavatton, mentre per il turismo Bitonci scioglierà le riserve a settembre. Bitonci non sceglie mai le persone a caso, le sceglie sempre facendo dei ragionamenti anche sulle basi culturali e di preparazione professionale delle persone. Vedrete che Cavatton saprà far molto bene. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito, buona serata.